I principi della sostenibilità come coordinate imprescindibili per navigare fuori dalla crisi sanitaria ed economica innescata dal Covid-19, il Green Deal come pilastro sul quale costruire i progetti di rilancio dell'Italia e dell'Europa per attivare uno sviluppo durevole, una ripresa degli investimenti e dell'occupazione e dare una risposta rapida alla crisi climatica utilizzando le risorse messe a disposizione nell'ambito del piano Next Generation EU. Nella cornice di Ecomondo 2020, gli stati generali della Green Economy lanciano un appello ai decisori politici in vista dell'apertura delle trattative sul Recovery Fund. Siamo sempre più convinti che il rilancio della Green Economy sia necessario per far ripartire l'Italia, perché la Green Economy è un'occasione storica per riqualificare lo sviluppo dell'Italia, valorizzando i suoi migliori potenziali. È un terreno fertile perché promuove cambiamento per l'innovazione, la digitalizzazione, per far crescere investimenti e nuova occupazione. E senza la green economy non si fa la transizione alla neutralità climatica e all'economia circolare per l'uso efficiente delle risorse. Le 56 proposte spaziano dalle innovazioni tecnologiche per la produzione di idrogeno verde all'adozione di criteri stringenti per indirizzare gli investimenti, dagli incentivi per tecnologie di riciclo dei rifiuti plastici e del settore edile all'aumento fino al 30% del territorio del mare tutelato, dalla riduzione del tasso di motorizzazione privato italiano al di sotto di 500 auto per 1000 abitanti entro il 2030 fino all'incremento dell'agricoltura biologica, al taglio dei fertilizzanti chimici e una graduale carbon tax. L'orizzonte è quello al 2050, termine entro il quale la nuova legge sul clima presentata a dicembre 2019 dalla Commissione europea nell'ambito del Green Deal prevede il raggiungimento della neutralità carbonica per l'Europa intera. È la battaglia di tutti, perché al 2030 ridurre del 55% le emissioni di gas climalteranti per arrivare al 2050 alla decarbonizzazione vuol dire cambiare radicalmente in pochi anni il sistema produttivo, il paradigma produttivo ed emissivo del paese Italia, che è parte del G7, cioè uno dei paesi economicamente più avanti del mondo. Quindi se noi vinciamo questa sfida, la può ben vincere tutto il resto del mondo. Quella visione del dicembre 2019, che è una visione, vorrei sottolineare, competitiva, in quanto sappiamo benissimo che la neutralità non è ancora nell'agenda di molte superpotenze, grandi potenze globali, è una scelta di trasformare l'Europa in un continente green, allacciare quelli che sono anche modelli di sviluppo congiunti, per esempio in un partenariato con l'Africa. L'accordo del 21 luglio, quello che ha dato vita a un bilancio di 1.074 miliardi e al fondo Next Generation, ha confermato la visione. In quest'ottica il Consiglio nazionale della Green Economy chiede di indirizzare i finanziamenti europei di Next Generation EU a supporto dei processi di innovazione tecnologica per la produzione di idrogeno verde, per la decarbonizzazione, per potenziare sia con nuovi impianti sia migliorando la capacità esistente produzione, distribuzione, stoccaggio e uso di fonti rinnovabili di energia e migliorare l'efficienza energetica. Dobbiamo definire dei programmi di investimento nelle filiere strategiche dell'efficienza energetica, della domotica, della mobilità elettrica. Dobbiamo creare una vera e propria filiera industriale che è mancata in un paese che ha investito miliardi di euro per le fonti rinnovabili, importando i pannelli fotovoltaici dalla Cina e dalla Germania. Dobbiamo insomma fare un cambio di passo rispetto al passato, sapendo che in Europa ci siamo conquistati uno spazio straordinariamente importante per raggiungere questi obiettivi.